seme di gloria proprio perché è tratto dagli stessi scritti del venerabile Giacomo Caglione, di cui è in corso la causa di beatificazione e canonizzazione presso la Congregazione dei Santi a Roma. Seme di gloria perché lui proprio affermava nei suoi scritti ogni sofferenza è seme di gloria. E quindi questo testo agevole nella narrazione sia della prima parte agiografica e poi della seconda parte dell'itinerario di fede, quindi un percorso che lui come laico ha fatto per poter comprendere come Cristo diciamo rendere la sofferenza trasfigurata. È trasfigurata perché questo è il più grande miracolo di Giacomo Caglione, è proprio questo momento forte in cui attraverso la ricezione dell'Eucaristia che lui ha avuto dal 1952, tutti i giorni riceveva questo corpo di Cristo, lui dal corpo suo ammalato, immobile per 50 anni su una sedia di ferro, ha conformato il suo corpo all'Eucaristia, non solo l'aspetto del sacrificio, ma nel rendimento di grazie. Quindi il suo corpo, la sua vita, la sua coscienza, la sua libertà, la sua dignità umana non è stata per niente offuscata dalla sofferenza. Forse in un primo momento quando lui ha recalcitrato e non l'accettava, ma poi ha avuto sempre questo momento forte di conformazione al Cristo. E quindi diventando dal corpo di Cristo al corpo di Giacomo Caglione, al corpo di Cristo risorto. È importante questo passaggio. E così ha trasfigurato il dolore. Infatti il suo motto è stato per 50 anni sorridere al dolore e questa è una pazzia, una follia, perché sorridere quando si soffre e si ha il dolore è, diciamo, è un momento drammatico della vita di un uomo. Invece la sua vita è stata accettata dopo la conversione sua, avvenuta nel 1919 nelle mani di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, di cui definisce Giacomo Caglione questo momento, San Giovanni Rotondo, la mia Damasco. Cadde da cavallo come San Paolo, lui cadde dalla carrozzina nel senso figurativo e inizia a vedere la vita come dono e ringraziamento, perché Padre Pio gli opera un'operazione chirurgica, gli dà in mano la parola di Dio, la Sacra Scrittura. E lui dice proprio questo: un giorno sentì nascere in me un grande desiderio di soffrire, come una delle grazie maggiori della mia vita. Soffrire divenne il mio ideale. Aveva un fascino che mi rapiva. Questa è l'estasi della sofferenza e il rapimento anche nella sofferenza. Ma lui mantiene sempre la laicità. Lui è un laico, non si è mai ridotto a qualcosa di alto. Laico che nel 1921 diventa terziario francescano. E nel 1921 ha un secondo incontro con un altro santo, San Giuseppe Moscati, che lo visita e gli dice proprio come augurio: questa malattia, questa sofferenza, non è per la morte, ma per la santità. E così è avvenuto. Questi due pilastri, Padre Pio che lo ha accompagnato per tutta la sua vita e San Giuseppe Moscati che gli profetizzò questa santità. Ma il tesoro di Giacomo Caglione è proprio questa perla della sofferenza. E dice: se il Signore mi togliesse la malattia, io non saprei più come servirlo. Quindi la malattia vista come dono, come ringraziamento, come servizio, la sofferenza diventa servizio. E questo ci fa abbracciare una
fetta di uomini del mondo che per la società civile, la società di oggi, sono diventato scarto, gli ammalati, gli anziani, diversamente abili e tutti coloro che, che hanno abilità diverse, Giacomo Caglione dice sono strumenti di apostolato, quindi il sofferente diventa apostolo proprio perché è stato scelto da Cristo per la diffusione del crocifisso. Infatti, quando si trovava con vari religiosi, lui, con un senso di attaccamento proprio a questa croce, diceva: voi salesiani siete stati fondati da Giovanni Bosco, voi gesuiti da Ignazio di Loyola, voi passionisti da San Paolo della Croce, il nostro fondatore è il crocifisso. E chi siamo stati chiamati dal crocifisso e noi chi ci ha chiamati è l'amore, chi ci guida è l'amore, chi pensa continuamente a noi è l'amore con la A maiuscola, l'amore che scende dalla croce, questo amore oblativo. E Giacomo Caglione questo chiedeva per chi lo visitava, chiedeva a Dio il tocco proprio di grazia della conversione con la sua barella, con la sua sedia di ferro, e chiedeva a Dio proprio che chi avesse il contatto con lui e con questa esperienza della sofferenza potesse ritrovare la serenità, la pace nella sofferenza e l'accettazione del proprio stato, che lui definiva un miracolo, perché poi il cammino di santità è l'elevazione che la sofferenza ti porta a conformarti diciamo a Cristo. Poi un altro passaggio, abbiamo già detto prima, fino al corpo del risorto, e poi dal corpo risorto si ritorna continuamente al corpo eucaristico, e quindi l'eucaristia è vita in Cristo, ma è anche diciamo un momento conformazione che ti sostanzia proprio la vita. E lui ha voluto questa comunità dei sofferenti, infatti nel 1948, 21 marzo, fonda l'apostolato della sofferenza. E questo apostolato della sofferenza viene concepito dove? Dove Maria nel grembo ha concepito con il suo sì il Cristo. Nell'agosto dell'anno precedente, del 47, nella novena della solennità dell'Assunta, Giacomo Caglione stende lo statuto dell'apostolato della sofferenza e questa associazione partorendola ai piedi della Madonna di Loreto, nella casa di Loreto, perché lui ha fatto vari pellegrinaggi, e il trittico è proprio questo, dei punti mariani. Lourdes comincia nel 1929, Pompei andava spesso, e perché era vicino casa sua, e Loreto. Ma dove si presentava, la gente, il popolo lo seguiva, era una festa. E questo è il miracolo più grande, che la sua sofferenza portasse la gioia. E alcune interviste che gli sono state fatte, perché io sono riuscito a recuperare una vocale proprio, l'unica volta che sono riuscito a sentire la sua voce, perché poi me la diedero delle sue amiche che poi sono trapassate, sono già nella vita eterna, lo intervistarono dicendo: io che devo dire da questo microfono? Facevo: ma che è questa cosa? Io non sono capace di parlare senza il popolo davanti. E questa sua amica diceva: Giacomino, raccontate la vostra esperienza, perché quando la gente vi sente parlare e sente quello che avete vissuto voi, si sente risollevata. E questo è il miracolo più grande, il contagio e diciamo il momento forte. Quindi questo libro Seme di Gloria, che io ho reso per iscritto, è stato proprio un momento forte e mi sono chiesto: perché scrivere questo libro? Solo per il servizio alla diocesi, per il servizio a Giacomo Caglione? Sì, in primis è per questo, perché io rendo un servizio alla diocesi e l'ho sempre reso,
anche quando diciamo ci sono stati momenti anche forti in tutti i sensi per la promulgazione del decreto, per ogni cosa che abbiamo potuto costruire intorno a questa figura che poi abbiamo lasciato sempre emergere con i suoi scritti, si è reso sempre un servizio. Ma la cosa più grande è che io mi sono sentito, quando sono andato a contatto con gli scritti editi e inediti di Giacomo Caglione, la fase del demiurgo proprio di Platone. E l'ho detto anche nella presentazione di questo libro, ne ho fatto. Il demiurgo è quello che lavora per il popolo e lavora proprio per far uscire, per far partorire dagli scritti una novitas che è l'itinerario teologico. Il mio lavoro più grande è stata la tesi di dottorato, che è poi l'esperienza teologale di croce e gloria. Noi andiamo sempre a autori come tedeschi, come Balthasar, come la Edith Stein, ma in Italia abbiamo questi crocifissi viventi e sorridenti. Come Padre Pio disse a Giacomo Caglione, tu sarai un crocifisso vivente ma sorridente. E penso che i crocifissi sorridenti sono opera della compassione e della misericordia di Dio, ma anche un salto di qualità umana che lui doveva fare. E come sempre Padre Pio gli dissero, non avrai le gambe, Giacomino, non avrai le gambe, ma ti conosceranno nel mondo intero. E penso che questo libro dell'editrice Vaticana sia proprio questo miracolo e questa profezia di Padre Pio, conoscerlo nel mondo intero. Il 25 ottobre c'è stata questa presentazione nella biblioteca del seminario. Mi sono commosso nel guardare le immagini di Giacomino, perché l'uditorio era stracolmo, e questo per me è stato un segno non di affermazione solo per lo scrittore, l'autore del libro. È certo che c'è l'amicizia nelle relazioni umane, ma vedere tanti uomini, tante coppie, tante donne, tante persone, dalla casalinga al professionista, significa che questo libro è lui che parla al cuore di ogni persona che sa accogliere la sofferenza e la sa anche offrire. Ma è importante anche un altro momento, che questa profezia di Padre Pio, ti conosceranno nel mondo intero, è avvenuto con la casa editrice del Papa, perché sentire dire nella presentazione a un delegato e rappresentante della editrice Vaticana Libreria che questo libro è piaciuto, questo scritto è piaciuto al comitato, significa che la storia, proprio come mi fu detto, di Giacomo Caglione era accattivante e quindi poteva essere ben disposta in questa collana dei volti. E dire Giacomino col suo volto, perché il suo corpo non si è mai mosso per 50 anni, muoveva un poco le mani scrivendo 3.000 lettere all'anno, e Giacomino il suo volto mostrava, sorridente. Poi che abbia avuto dei doni mistici lo sappiamo dalla posizione, perché essendo il postulatore ha avuto modo della scrutazione dei cuori, un po' come Padre Pio. Quando aveva un personaggio, un uomo davanti con la sua problematica, riusciva a leggere nei cuori. E nei vari viaggi a Lourdes, che dal 1929 ne ha compiuti 9, lui quando arrivava era una festa proprio. Era la festa dei sofferenti. Infatti lui, dopo 50 anni, l'ultimo libro che scrive è 50 anni di croce per saper sorridere, e la festa è fissata nel giorno della sua malattia, dell'accoglienza della sua malattia, 20 ottobre 1912. E questo 20 ottobre per noi è la festa dell'apostolato della sofferenza. E allora io vi voglio proprio raccontare in ultima battuta un po' di croce e gloria, l'esperienza teologale. I teologi non siamo solo noi sacerdoti, ma il teologo è colui che dalla
cattedra della propria esperienza, si unisce nel discorso di Dio. E Giacomo, la sua cattedra è stata la sedia di ferro che lo ha accolto senza schiacciarlo, ma diventando il trono. Il Signore ha fatto dell'animo dell'infermo il trono della misericordia, lui diceva, e l'altare del sacrificio. Pensate. Però il tema della croce e della gloria, che mi ha molto lambiccato il cervello, ci viene in soccorso da un'esperienza esistenziale, dico generatrice di teologia, malattia e redenzione. Camminano insieme nella spiritualità di Giacomo Gaglione. E questo è proprio il filo conduttore della teologia della gloria che esce fuori dalla sua vita. Traspare da una testimonianza, perché poi lui parla proprio di questo redenzione ed esperienza nella croce. E dice proprio così: vedo nel tuo amore sacramentato la tua croce, o Gesù, la stessa vita, dal Papa all'ultimo uomo, l'anima ne è consolata, ma tale sollievo ha tanto sapore di sangue e tanta necessità di seminare ancora. E poi vedete, dice proprio della sua cattedra, della sua esperienza teologale della sofferenza: la mia infermità prende un nuovo lustro, è amore ed è quasi potenza, certo è gioia, felicità, gioia, perché soffro anche per quelli che non sanno di soffrire. E questo è un dono ed è amore, perché gli amanti del mondo mi fuggono, né mi farebbero l'onore di farmi soffrire per essi se lo potessero. Ma non lo possono perché tu non l'hai voluto. Vivo dell'amore che si dà e prende, perché anch'io vivo di quella dedizione che unica unisce cielo e terra. Per questo sono qui, o Gesù. Sono qui come un re di vivo, per quel mistero di amore e di dolore che è difficilissimo a comprendersi. È diventato un fatto reale che lacera il cuore e lo consola, che è realtà di vita e certezza di una vita più intensa. Ditemi se questa non è la croce trasfigurata, croce luminosa, 50 anni di esperienza. E concludo con questo pensiero di Giacomo Gaglione. Dopo 50 anni di esperienza, il dovere di accogliere il disegno amoroso di Dio mi si è confermato nell'anima e nel cuore. Tutto è solamente gioia, adorazione, riparazione, apostolato, si riducono a una sola cosa: amore. Ogni infermo è innanzi a Dio come una lampada accesa 24 ore al giorno, voglia o non voglia. E Giacomo Gaglione dice proprio a questo pensiero: noi siamo le lampade accese e di fronte al volto di Cristo, Signore, che ardono notte e giorno. Noi siamo i pionieri di una luce immensa. Noi siamo le pagine inutili del libro della misericordia, dove il Signore ha voluto scrivere sprazzi di luce. E questa è la testimonianza di questo uomo, che speriamo più presto il Signore ci doni un miracolo per sua intercessione per la beatificazione.